La pareggite sembrava essere il problema del Riccione, già 4 i Cenix che hanno condizionato in questo avvio di stagione la squadra di Angeloni. Una formazione che si avvale di talenti, ma che forse, come direbbe utilizzando l'ironia del suo presidente, si specchia troppo davanti alla porta, quando basterebbe, detta la sua maniera, piazzare il classico colpo spaccatutto. Il Granate invece, seppur con un incerto Oreste, porta a casa l'intera posta in paio, trovando i gol nell'extra time, sinonimo di una formazione che non molla mai. Avvio dettato da due calci piazzati, il primo battuto da Boni, scalda i guantoni a Guglie, bravo nella risposta, mentre Tolomeo si affida al tiro a giro senza inquadrare il bersaglio. Riccione che vuole colpire e mettere le cose in chiaro fin da subito, ma il tentativo del numero 7 di casa, chiamasi Cavoli, viene sventato così da Oreste. Il Granata non rimane a guardare, anche se il tiro cross di Boni risulta essere tutt'altro che innocuo. Guglie è costretto a smanacciare il tentativo del numero 10. Gli ospiti iniziano a prenderci i gusti e questa sortita offensiva a cura di Mancini non porta per poco all'esito sperato. Dalla distanza, con un tiro innocuo, il Riccione spaventa Oreste, non perfetto nell'intervento. Cavoli, da fuori area, prova nuovamente a spaventare l'estremo ospite, ma senza fortuna. Finale di tempo, questo traversone di Galesi con Oreste che risulta ancora incerto nell'intervento, cosa che rischia di tramutarsi in gol ad inizio ripresa, quando da un'uscita azzardata e non perfetta nel conseguente rinvio permette a Seias di trovare il pertugio giusto, ma il salvataggio sulla linea evita al Granata il colpo del KO. Da punizione, padroni di casa ancora pericolosi, Seias arriva alla battuta, Oreste questa volta chiude perfettamente lo specchio della porta. Da un alto calcio piazzato arriva il colpo di testa di Gori, ma Oreste blocca senza problemi. Sul versante opposto, calcio piazzato per il Granata, Endao ribatte sui piedi Foschi che calcia malamente, ma è il preludio al gol. L'altro Foschi, entrato dalla panchina, si incune in area avversaria dopo una grande azione allunga la gamba trovando il tocco che batte Guglie. 0-1 ed esultanza meritata per un Granata che ha giocato alla pari contro il più quotato Riccione e che ha saputo confezionare un successo esterno che da questa sera la porta nei piani alti di classifica. Che sia il caso di capire dopo 3 stagioni da matricola terribile che questa piazza, da molti sottovalutata, sia in grado di affrontare anche un torneo di promozione, il pallone si sa, non garantisce mai nulla di scontato. Per il Riccione troppi rimpianti, specie in zona offensiva, ma prima o poi la fortuna girerà anche in casa propria, ne siamo certi.